per noi è molto importante ricordare, onorare la memoria sì, dei nostri caduti. Riflettevo sul fatto che tra qualche anno nessuno dei vigili del fuoco in servizio quella notte sarà ancora in servizio perché stanno andando in pensione. Quindi a maggior ragione per noi è importante conservare la memoria e onorare la memoria dei nostri caduti, tre ragazzi che sì, sono intervenuti quella sera e sì, hanno perso la vita per salvare delle persone, perché se non avessero chiuso quella strada certamente sarebbero morte delle persone innocenti, altre persone innocenti. L'ho vissuta dal primo minuto. Fra l'altro abito qui abbastanza in zona, per cui sentendo questa deflagrazione sono intervenuto immediatamente e ho visto questa situazione di strage proprio, di corpi inermi, di macchine esplose, di edifici demoliti. E quindi insomma sono quelle memorie che rimangono nella mente, nel tempo e non c'è possibilità di cancellarle. Io dico che ognuno di noi nella memoria ha tanti cassettini in cui nasconde, in cui mantiene i ricordi. Alcuni li vuol tenere nascosti, altri li apre. Questo è un di quei ricordi che non avrei mai voluto avere e un cassettino che non avrei mai voluto riaprire.